Buonasera da Fabio Ferri, amici sportivi di Teleiride e bentornati a T-Sport, ultimo appuntamento della settimana per la nostra rubrica di informazione sportiva sulla provincia di Firenze e sulla regione toscana. È ovviamente un appuntamento che apriamo parlando di calcio e della Serie A, perché tornano in campo questo weekend Fiorentina e Empoli per l'undicesimo turno del nostro campionato di Serie A. E allora facciamo un punto sulla situazione in casa fiorentina, visto che già domani arriva la gara contro il Bologna alle ore 18 al Dall'Ara. Si terrà il derby dell'Appennino. Noi facciamo un punto con il nostro TG Viola e poi torniamo in studio per parlare ancora di calcio. Dal paradiso all'inferno, o quasi, questo può succedere in poco meno di una settimana, se ti chiami Fiorentina, questo può succedere, ad una squadra che ancora non ha ritrovato appieno il suo feeling con i tre punti in questa stagione. E pensare che il 3-5 a Cagliari sembrava aver risvegliato la sopita compagine gigliata, che invece ora, dopo la deludente prova contro il Crotone, si ritrova di nuovo in cerca di se stessa. Troppa supponenza, poca concentrazione, troppa pioggia, difficile dirlo, ma quel che è certo è che la Fiorentina non può più permettersi di sbagliare contro squadre sulla carta ampiamente alla propria portata. A cominciare da domani sera, quando nell'anticipo delle 18 la squadra di Mister Sosa si troverà davanti a un Bologna reduce dal pareggio esterno per 1-1 contro il Chievo. Contro i Felsinei, appaiati ai gigliati in classifica a 13 punti, i Viola cercheranno subito di rifarsi contro un Bologna che però venderà cara la pelle. Paolo Sosa, comunque, contro i rossoblù dovrebbe riproporre un 3-4-2-1, dando fiducia a Tatarusano tra i pali, nonostante l'errore contro il Crotone, e schierando Tomovic, Gonzalo ed Astori in difesa. A centrocampo, poi, si aspetta il rientro di Carlos Sanchez in mediana, affiancato da Badel, e con le corsie occupate da Bernardeschi e Milic, mentre sulla tre quarti, Borca, Valero ed Ilicic cercheranno di dar manforte all'unica punta Nicola Kalinic. Fiorentina in cerca del risultato, quindi, in terra emiliana. Fiorentina, che deve cercare di chiudere al meglio questo mini ciclo di campionato, prima della sosta, nel quale, dopo i rossoblù, affronterà la Sampdoria in casa. Le avversarie, come già ribadito più volte, erano e sono accessibili ai gigliati in questo momento, e da allora la squadra di Mister Sosa non può più esitare, ma al contrario cambiare passo, per cercare una continuità che in questa stagione, finora, sembra non essere mai arrivata. Domani alle 18 la Fiorentina tornerà in campo per il derby dell'Appennino, ovvero per il match contro il Bologna di Donadoni, attualmente piazzato a metà classifica con 13 punti, gli stessi raccolti dalla Fiorentina che però ha giocato una gara in meno. La sfida, una classica del nostro campionato, si è giocata per la prima volta alla fine degli anni 20, precisamente nel 1928, e da sempre è particolarmente significativa lungo l'Appennino tosco-emiliano, dove le due società per anni si sono spartite le simpatie del tifo. A Bologna sono 64 i precedenti in Serie A tra le due squadre, con i rossoblù che hanno vinto in 25 occasioni, 25 anche i pareggi, mentre sono 14 i successi esterni dei Viola. Il primo precedente di Serie A, giocato in casa dai Felsinei, risale al 2-1 rossoblù del febbraio 1932, mentre nella scorsa stagione la gara del Dall'Ara, giocata il 6 febbraio, si concluse 1-1 con un gol di Bernardeschi che portò in vantaggio i Viola e risposta di Giaccherini che impattò il match. Domani i rossoblù, reduci dall'1-1 in casa del Chievo, cercheranno di tornare al successo. I tre punti infatti mancano dal match del 21 settembre, quando la squadra di Donadoni vinse 2-1 contro la Sampdoria. Da allora, invece, solo 4 pareggi ed una sconfitta per i bolognesi. Nel match contro la Fiorentina, Donadoni dovrebbe ripartire dal 4-3-3 con Da Costa in porta, Kraft e Lander, Gastaldello e Masina in difesa, Taider, Gemaili e Nagy a centrocampo e un tridente formato da Verdi, Floccari e Creici, con Federico Di Francesco che scalpita per un posto in attacco dal primo minuto. Noi a Firenze, ma questo da sempre è stato così, puntiamo moltissimo sul fattore casa e sul fattore pubblico. Quando, senz'altro, come succede a noi quando andiamo in altri stadi, il timore che
il pubblico può trasmettere ci aiuterà sicuramente ad affrontare meglio la gara, quindi noi speriamo che anche quest'anno la città di Firenze ci segua, come l'anno scorso se non di più. Beh, sicuramente iniziare la stagione con un gol per la Fiorentina è stato veramente bellissimo. Io però spero che non sia stato soltanto un episodio, ma di continuare comunque a scrivere ancora la storia con questa maglia, perché ci tengo moltissimo ed inoltre poi mi fa tantissimo piacere marcare il più possibile, quindi spero di arrivare a doppia cifra quest'anno e di raggiungere veramente traguardi importanti con la Fiorentina. E questa era Debora Salvatori Rinaldi, giocatrice della Fiorentina femminile, che si prepara al match di domani contro il Verona, un match che andremo a analizzare anche più avanti all'interno del nostro TG. Adesso però concentriamoci sull'Empoli, che reduce dalla sconfitta contro il Napoli deve vedersela con un'altra big del nostro campionato, come la Roma. Impegno complicato quello che attende l'Empoli al Castellani domenica alle 15. Già, perché dopo l'ennesima sconfitta a Napoli contro i partenopei dell'ex mister dei Toscani Maurizio Sarri, l'Empoli si troverà davanti la Roma nell'undicesima giornata di Serie A, la quale negli ultimi tempi non sta certamente sfigurando in campionato, dal momento che la squadra dell'altro ex, Luciano Spalletti, viene da 4 vittorie consecutive. Gli uomini di Martuscello, invece, dopo il KO di Napoli, stanziano sempre in penultima posizione in classifica a 6 punti e con un attacco che non riesce a sbloccarsi, allora si fa davvero dura la situazione per la squadra di Giovanni Martuscello. Martuscello, che contro i giallorossi proporrà un classico 4-3-1-2 con Veselì in difesa, che prenderà il posto dell'infortunato Laurini, e Costa, Bellucci e Pasqual, che andranno a completare il reparto arretrato. Per quanto riguarda il centrocampo, Teglio sembra favorito sull'acciaccato Krunic, mentre sicure le presenze di Mauri e Croce, con Riccardo Saponara, che sulla tre quarti dovrà inventare e costruire gioco per mandare in gol un attacco finora a secco, che domenica sarà composto dalla coppia Maccarone e Pucciarelli. I giallorossi, da parte loro, però, non vogliono più fermarsi e dopo aver recuperato appieno Zeko, apparso ad ora un altro giocatore rispetto a quello della scorsa stagione, puntano dritti al primato in classifica, data anche la concomitanza di Juventus-Napoli in questa undicesima giornata. L'Empoli però non può più permettersi di sbagliare e dopo la sconfitta nell'ultima uscita, dove comunque gli uomini di Martuscello hanno disputato una buona gara, deve ora rialzare la testa e cercare i 3 punti, sbloccando un reparto avanzato che al momento è il punto debole della squadra di Giovanni Martuscello. E non solo calcio nel fine settimana, già domani sera infatti torna in campo la Savino del Bene Volley Scandicci per quanto riguarda gli impegni della Serie A1 di pallavolo femminile. Sempre all'interno di questo campionato, domenica arriva un altro match importante anche per il Bisonte Firenze, che affronterà il Club Italia. Una toscana pazza e innamorata per la pallavolo femminile di Serie A1 e del resto ci sono i motivi per un rapimento mistico sotto rete, perché le due squadre della nostra regione, per un motivo o per l'altro, sono sicuramente due delle realtà più interessanti di questa stagione 2016-2017. La Savino del Bene Scandicci ha ambizioni di altissimo livello e dopo aver vinto alla prima giornata contro Conegliano e perso alla seconda contro Bergamo, adesso le scandicesi cercano conferme nel difficile incontro di domani sera. L'anticipo della Serie A1 vedrà infatti le ragazze di coach Chiappafreddo affrontare tra le mura amiche del palazzetto di Via Rialdoli la Liugio Nordmeccanica Modena. Sabato alle 20:30 per Scandicci, nuova prova di maturità dunque, contro una squadra che nei primi due turni di campionato ha fatto tutto nel modo giusto, vincendo 3-0 contro Busto Arsizio e contro il Club Italia. Coach Chiappafreddo, conscio delle qualità della sua squadra, predica calma e punta sulla serenità di un gruppo che in settimana ha lavorato molto. Abbiamo studiato le caratteristiche di gioco di Modena, ha dichiarato il coach scandicese, e quindi ho la certezza che la prestazione contro Bergamo non si ripeterà. Scandicci vuole cancellare il brutto ricordo della sconfitta di domenica scorsa contro Bergamo. Il Bisonte, invece, se possibile, vorrà provare a replicare la buona gara di una settimana fa contro le campionesse d'Italia di Conegliano. La squadra allenata da coach Bracci è rinnovatissima rispetto alla passata stagione e sta dimostrando di essere assai competitiva.
Domenica scorsa le bisontine, infatti, si sono inchinate solo al tie-break contro una delle formazioni più accreditate del campionato. E ora, dopo aver conquistato il primo punto in stagione, le ragazze di Bracci vogliono anche la prima vittoria. Avversario di turno il Club Italia, per ora fermo a 0 punti. Ma attenzione a sottovalutare la forza del giovane gruppo di coach Lucchi. Alle 15 di domenica sarà battaglia vera. Adesso parliamo anche della Serie A di rugby con gli impegni del weekend dei Medici e dei Cavalieri. Serie A di rugby, capitolo quinto. Questo weekend arriva la giornata numero 5 per il secondo livello del rugby tricolore. Alle 14.30 di domenica torneranno dunque in campo le due toscane impegnate nel girone 1. La Toscana Aeroporti I Medicei, dopo 4 partite giocate, è in testa al suo raggruppamento grazie ad un filotto di 4 vittorie. Ora i ragazzi di Presutti, che nell'ultimo incontro hanno conquistato la vetta della classifica battendo e superando l'Accademia Nazionale Ivan Francescato, si preparano ad un altro match di alto profilo, quello con il Prorecco Rugby, attualmente terzo in classifica con 14 punti, 4 in meno dei Medicei. Il Prorecco, che lo scorso campionato ha perso la possibilità di accedere all'eccellenza, venendo sconfitto nella finale playoff contro Reggio Emilia, è reduce dal successo 9-17 sul campo di Noceto ed è sicuramente squadra temibile. Battere Prorecco, dunque, per i Medicei sarebbe la controprova di quanto di buono fatto fino ad oggi. Se i Medicei guardano tutti dall'alto in basso, a dover alzare la testa per controllare la classifica sono i Cavalieri Union Prato Sesto di coach Pratichetti, protagonisti di un avvio di campionato disastroso da 4 sconfitte in altrettanti incontri. I pratosestesi speravano di interrompere la striscia negativa nello scorso turno di campionato, quando invece è arrivata una sconfitta contro il CUS Genova. Il rivale di questa domenica sarà invece il Rugby Noceto, un'altra squadra non insuperabile, contro cui il Prato Sesto spera di girare la stagione. E adesso il nostro Niccolò Ghinassi ci porta alla scoperta anche degli impegni di Fiorentina Basket e Pino Dragons. Entrambe le formazioni fiorentine sono impegnate nel campionato di Serie B di basket e in questo weekend cercano un riscatto dopo le ultime prestazioni in colori. È l'ora del riscatto, è l'ora di ripartire per Fiorentina Basket e Pino Dragons. Sì, perché questo girone A di Serie B non è certo cominciato al meglio per le due fiorentine della palla spicchi, che devono trovare al più presto il giusto cinismo e le giuste motivazioni per dare una svolta a questo inizio di stagione. Per quanto riguarda la squadra allenata da coach Cadeo, sono solo 2 i punti riaccimolati in 4 partite, con i Viola che sono incappati dunque in una falsa partenza, nonostante le rosee previsioni di inizio campionato che davano i gigliati tra le squadre favorite, data la versatilità e la qualità del roster a disposizione della Fiorentina. Quelli che sono un po' mancati in questo avvio di stagione sono soprattutto i suoi talenti più nitidi alla Viola, tra i quali Poltroneri, Bloise e Motta, e la squadra di Cadeo ha peccato inoltre di concentrazione in molte occasioni, concedendo troppi minuti agli avversari e svegliandosi solo nel finale. Contro la San Giorgese, allora, domani alle 18 a San Marcellino, servirà dunque essere più cinici ed attenti ai gigliati in cerca ancora della prima vittoria davanti al pubblico di casa. A secco anche il Pino Dragons di coach Lapo Salvetti, che non è riuscito a vincere finora né al Palacoverciano né in trasferta. I biancorossi, infatti, hanno avuto una partenza shock all'esordio in Serie B, collezionando 4 KO consecutivi, nonostante 3 prove su 4, sicuramente all'altezza della categoria. Quello che manca allora all'Enic è forse proprio una maggiore fiducia nei propri mezzi, visto che i fiorentini possono sicuramente contare anch'essi su un roster di qualità. Qualità che il Pino dovrà tirar fuori in questa 5ª giornata, nella quale gli uomini di Salvetti si troveranno davanti una Paffoni Omegna stranamente ferma ad un record di 2-2 e che in casa sarà quindi determinata a sopraffare i biancorossi. Ma l'Enic non dovrà farsi intimidire ed al contrario aggredire subito gli avversari per trovare fiducia e sostanza in vista del prossimo turno, in cui ci sarà lo scontro salvezza, sempre in trasferta, contro Oleggio. E concludiamo l'appuntamento di oggi con T-Sport, andando a parlare, come detto anche in precedenza, di Fiorentina femminile. La squadra di Sauro Fattori è attesa domani da una partita molto importante contro Verona, una gara importante per questa stagione di Serie A, ma anche una gara che l'anno scorso ha voluto dire esclusione dalla Champions League per la Fiorentina proprio a causa di una sconfitta con le Scaligere. Infatti le Viola non sono riuscite a centrare le prime 2 posizioni
semi del campionato e dunque sono rimaste escluse dalla Champions League di questa stagione. Adesso però la squadra dei Fattori è rinforzata rispetto alla passata stagione e cerca un pronto riscatto contro la formazione veronese. Archiviata la sosta per le nazionali, riprende domani il campionato della Serie A femminile e la Fiorentina si prepara ad una gara davvero dal sapore particolare, il big match casalingo contro il Verona. Domani il Bozzi ospiterà il primo faccia a faccia stagionale dal dente avvelenato, dopo l'amarezza viola di veder sfumare il sogno Champions League proprio perdendo contro le Scaligere nell'ultima giornata del campionato scorso. La Fiorentina chiuse così la stagione terza in classifica ad un punto dal Verona, che staccò il pass per la massima competizione europea. Un cammino però già concluso, che ha visto le Scaligere eliminate due settimane fa nella gara di ritorno al Bentegodi dalle casacche del BIC Kasikurt, nonostante il rigore trasformato da Melania Gabbiadini avesse tenuto viva la speranza gialloblu fino alla fine. Proprio lei, la sorella dell'attaccante del Napoli Manolo Gabbiadini e capitano del Verona, è una delle giocatrici a cui la Fiorentina dovrà prestare maggiore attenzione, dotata di velocità a palla al piede e di quel fiuto del gol che caratterizza i veri centravanti. Quest'anno però è un Verona diverso, privo di alcune giocatrici protagoniste dell'ultimo scudetto gialloblu conquistato nel 2015 e di quel duello a viso aperto con la Fiorentina che ha caratterizzato la scorsa stagione. La nazionale Marta Carissimi, Tatiana Bonetti e il portiere svedese Stefani Ostrom hanno infatti scelto Firenze e si troveranno per la prima volta di fronte le loro ex compagne nel primo importante scontro diretto stagionale. Percorso inverso invece per Michela Rodella e Gael Talman, passate dalla Fiorentina al Verona. La voglia di rivincita da parte della Fiorentina non manca e lo stesso presidente Sandro Mencucci non ha mai nascosto l'obiettivo stagionale, vincere il campionato. Per il momento la Fiorentina svetta in classifica a pieni punti insieme al Res Roma, a tre distanze dal Verona, che però ha una gara da recuperare. Ma il raggiungimento di un obiettivo così importante e ambizioso passa anche e soprattutto dagli scontri diretti. Il primo è domani, contro il Verona, allo stadio Bozzi delle Due Strade. E dunque appuntamento domani allo stadio Bozzi delle Due Strade. T-Sport termina qua e dunque invece l'appuntamento con l'informazione sportiva di Teleiride torna lunedì sempre alle ore 19. Arrivederci.